vediamo l'intervento di Chiellini intanto, se era o meno da fallo, se era meno da punizione. Prende il pallone pienamente, ma l'arbitro, anzi, secondo me stava lanciando un contropiede che probabilmente andava in gol. L'arbitro non chiamato la gamba non è tesa. L'arbitro non chiamato da Moggi, evidentemente fischia calcio di punizione. Però Moggi fa in tempo, lo chiama e gli dice: mi raccomando Paparesta, alza il braccio e non farti vedere che la punizione è di seconda. Vedete, ecco, Paparesta che sente Moggi, alza, ma Adriano non capisce. Figlia di prima, segna, San Siro esplode, ma Caressa e Berni no, subito. Ma la cosa più bella, ragazzi, è Mancini. Esultanza di Mancini, si fa praticamente è impazzito tutto, Mancini. Fa tutto il campo avanti e indietro esultando. Vabbè, non aveva capito. No, vabbè. Aspetta, e dopo, infatti adesso, e dopo la partita, che cosa dichiara Mancini? Dice: lo sapevo. Dice: lo sapevo. Però allora sapevo. Perché esultavo? Ma cosa succede? Ma cosa succede, Marco, dopo questo episodio? San Siro per 10 minuti urla ladri ladri, ecco, con l'arbitro, ragazzi, che aveva alzato il braccio, chiamato da Moggi ovviamente, aveva alzato il braccio, prima regola di... se n'era accorto neanche Buffon, perché prima ha rischiato Buffon, no, ha tentato di pararlo, ha tentato di pararlo e se la toccava era gol, però poi, no, come entrato, ma una volta rialzato, fatto due, no? Viene dopo, prima, l'ha montato comunque, questo lui. Finiamo con la Viola, ragazzi. Non fategli indisciplinare. Nel senso, lui quando ha preso il gol, ha pensato al gol preso. Perché San Siro non capisce per 10 minuti che era un gol da annullare. Questa è la mania che fa credere che la Juve rubi sempre. E allora tu protesti per 10 minuti e crei un clima infuocato allo stadio per un episodio in cui non c'è nulla di cui lamentarsi. E Mancini forse sarebbe bene a non aizzare e a non esultare. Allora, anzi, tanto mi avete chiamato apposta. Vi prego, mi avete chiamato apposta. Allora io devo. Ragazzi, devo finire però. Fammi finire. Allora, adesso la dici. Sono le ultime due cose. Come finisce quella partita? Allora, Moggi cosa fa? Cosa combina? Punizione per la Juventus. Moggi allora non sa più chi chiamare per far segnare la Juve e chiama Giulio Cesar. Giulio Cesar allora risponde al telefono mentre Luciano Moggi gli parla. Risponde mentre gioca. Sì, risponde mentre gioca. Vabbè, questo non è inquadrato dalle telecamere. Vabbè. E Del Piero la mette là. Vedete Giulio Cesar completamente fermo che sta chiacchierando col direttore Antonello. Non so se lo vedi dall'immagine. Sì, anche Giulio Cesar aveva un cellulare di quelli croati. Di quelli croati che gli dà Moggi. Ma cosa è successo alla fine di questa Interjuve 1-2 che ha deciso lo scudetto, ma non si sa perché? Ha, diciamo, aperto la corsa dell'Inter trionfale verso lo scudetto. La Gazzetta del giorno dopo, titolata per l'occasione la Gazzetta dei Piangina, me l'ha titolata Ulcera 67, io non ho colpe, me l'ha fatto Ulcera 67. Vediamo come ha titolato il giorno dopo la Gazzetta, che titola sempre allo stesso modo, e noi quindi lo possiamo, potremmo già anticiparlo. Qual è il titolo? Juventus, così non si può. Ed è il classico titolo della Gazzetta. Quel braccio alzato ordinato da Moggi, sotto c'è il titolo. Poi Mancini invidioso dei capelli di Paparesta, della pettinatura di Paparesta e altre cose del genere. Peccato per l'arbitro. Sì, peccato per l'arbitro, ma una bella pettinatura. Di capelli. Quello è allora. Quanto. Poi sotto, tutto su questo, e il fondo, ovviamente, c'è ancora l'ombra di Moggi. Bene, allora un applauso per questo. No. Vedete, c'è che... Io ho visto, devo dire, ho visto abbastanza imbarazzato Vigorelli. Non so se ha capito la situazione qui. Una situazione tra... No, più che altro lei deve capire la mia. Ogni volta che c'è questo, il panico totale, perché può accadere di tutto. Allora, io volevo dire una cosa. Hai portato anche il mastino qua. Ho portato il mastino. Non solo non c'era nulla di cui lamentarsi, ma la punizione non c'era. Quindi se qualcuno se la mette in prestazione... E Samuel andava espulso su quel fallo. Nel frattempo apriamo le dirette, se qualcuno volesse intervenire lo può fare tranquillamente. 10 minuti, ladri allo stadio, e chi è uscito dallo stadio immagino che abbia avuto la sensazione di essere stato derubato. Vorrei dire fare un piccola cosa: la Gazzetta del Piangina è di vostra proprietà, tanto per cominciare. Quindi lo so, ci penserei bene. Quella è una cosa amara, anche qui ce la siamo tirata. Scusami, Marco, su come si gioca. Mi permetti di ricordare, scusa una cosa, no, ricordo giustamente che anche qui Francesco, utente del forum ma non solo, anche autore di inni della Juve, lo ringrazio pubblicamente. Ma chi? Appendicite? Francesco, sì, ringrazio. Vorrei ricordare un'altra cosa. Aspetta. Che hai evocato la Gazzetta dello Sport, il giornale che a me sta molto simpatico. Aspetta, a noi sì. No, che vorrei ricordarti che è quel giornale che ha esaltato per 9 anni la Juventus, anche contro ogni evidenza, vorrei dire. E poi è stata la principale accusatrice. Cannavò non è proprio uno juventinologo, insomma. Non è uno juventinologo. Verdelli neanche. Se stiamo a quello che dice Moggi, non è neanche il fustigatore della moralità. Ma questo poi, sai, Moggi è un criminale, per cui oggi non si può qualunque parlare. Cosa dice va a suo discapito. Vorrei ricordare però tantissimi titoloni della tua Gazzetta del Piangina, e diceva: grande Juve, magnifica. Beh, vinceva, che devono fare? No, attenzione. Quando tu sei uno che vuole fare la morale agli altri, la prima cosa è cerchi di capire come si vince. Meritamente. Allora, no, per non noi d'accordo con te,
Ma intendo Aspetta. Dire, se tu dici bravi, bravi, bravi quando gli altri accusano, e nel momento che escono fuori delle cose ti dimentichi di aver detto per sono tutta la vita bravo e dici a criminale, le cose sono un po' sono diverse. Scusa, no, per finire, ringraziamento prima coinvolgiamo Francesco. Anche un attimo Vivaldi, sì, scusami, perché no, solo... state facendo no, ora lascia un po'